Ciao ragazze, bentornate nel canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qua per portarvi l'ultima parte dei miei decluttering per quanto riguarda la Makeup Collection e oggi parleremo di tutti, ma tutti i miei prodotti Labbra che come vedete già questa straborda, lì c'è una mini cassettiera, porta cose e quindi niente, sarà un episodio abbastanza lungo, prendetevi una tazza di tè, una tisana, un caffè, quello che volete. E mettetevi comodi. Allora, partirei da loro due perché sono quelli diciamo un po' meno interessanti, così me li levo tutto. Ci saranno rossetti in sticker, rossetti liquidi, gloss e basta, gloss, sì, queste cose qua. Quindi, allora, cominciamo da questo qua, che è quello più piccolo, e tra l'altro questo lo ha realizzato mia nonna a mano con l'uncinetto, infatti ci sono un sacco affezionata. Se non lo riutilizzerò per i rossetti sicuramente troverò un altro uso. Allora abbiamo prima di tutto questo qua, che è un balsamo labbra a matitone diciamo di Vrochet, che uso molto molto spesso quando non voglio niente di impegnativo, e questo è il colore Rouge Bordeaux. Questi qua ve li consiglio soprattutto d'estate perché sono leggeri, si applicano molto molto bene perché sono scorrevolissimi, e quindi niente, questi qua io li adoro tantissimo e questo rimane con me. Poi abbiamo questi due gloss che probabilmente risalgono all'era del Paleolitico perché sono di Avon. Non li ho più utilizzati, so che sono buoni perché comunque li ho già annusati e non sono cattivi, quindi niente, questi li vado a regalare. Uno è il viola e uno è un color nude. Poi questo me lo regalarono alla Gardenia, boh, secoli fa. Infatti è anche un tester, me lo regalarono proprio perché feci un acquisto insieme a mamma gigantesco. Comunque è un Galaxy Lips nella colorazione 201, non so nemmeno se esiste ancora questa tipologia di gloss, però eccolo qua, è abbastanza trasparentino, super riflessato, ma forse lo tengo perché magari può farmi comodo quando devo truccare qualcuno, però lo tengo solo per quel motivo lì. Poi qui abbiamo un amore veramente grandissimo, la mia unica LYX Lingerie Gloss nella tonalità 04 Spirit. Questa è bellissima, questa su Instagram, chi mi segue l'ha vista veramente, veramente tante volte. Lì sembra un po' più pescata, in realtà è molto più rosa di come sembra in videocamera, però è veramente bellissima. Idrata le labbra, non le secca e niente, ve ne ho già fatto una testa tanta su Instagram. Poi qui abbiamo un regalo della mia amica Gaia, che è un butter gloss della NYX, di questo viola. Oggi ho dei problemi con le confezioni. Dicevo di questo viola super power, un po' complicatino da ammettere, però è, cioè, si commenta da solo. Quindi lui non se ne va per nulla al mondo. E poi, dulcis in fondo, questo qua che non mi ricordo assolutamente come si chiama, però era di Essence e lo amavo tantissimo. Lo usavo veramente, veramente tanto, però non l'ho più usato. Quindi, niente. Anche questo finirà in mano a qualche amica. Allora, cominciamo da questi qua, che sono i Grand Rouge Elixir di Yves Rocher. Sono le nostre tinte labbra a lunga durata, sono fantastiche, idratano le labbra tantissimo, durano tantissime ore e niente, le adoro. Le mie sono le colorazioni 101 e 102, quindi niente, queste qua. E ovviamente rimangono. Poi abbiamo queste due che sono due NYX Liquid Suede, anche queste, boh, forse risalgono al periodo dei primi anni del liceo, probabilmente. E niente, questo qua è il rosso più acceso, è Kitten Heels, o Heels, e questo più scuro è Cherry Skies. Niente, le do via perché non le ho più usate, ma sono stupende, quindi è un peccato tenerle. E questa qua è una Velvet Matte Liquid Lipstick di LA Splash che mi è stata regalata, ma vi devo dire la verità, non mi ha mai entusiasmato, cioè proprio 0 di 0. Il colore è peccato perché è un bellissimo nude, vedete com'è bello, però no, si crepa sulle labbra, evidenzia le pellicine, quindi questo proprio non vedevo l'ora di fare questo video per liberarmene. Questo qua
È una soft matte lip cream di NYX nella colorazione Madrid. Questa non l'ho più usata, ma io questa qua mi ricordo che quando l'ho comprata ne ero innamorata persa. Sì. E perché scema me non l'ha più usata? È bellissima, no? Questa la devo ritirare fuori, quindi questa non se ne va. Anche questa è piuttosto vecchia. Una delle mie primissime long lasting liquid lipstick di Wycon. Questa era nella colorazione 29, non mi ricordo nemmeno il nome. Però, cioè, questa ha fatto veramente il suo corso. No. No, non puzza, ha lo stesso odore di caramella che aveva quando l'ho comprato. Siccome è un bel colore, ma non l'ho più messo, anche questa la vado a regalare. Queste sono un cimelio storico. Queste sono le prime Velvet Ink di Mulac, che poi lei ha riformulato, ma queste sono le vecchie. Io queste sono... Secondo me sono tipo strascadute. Erano Vanguard e Invictus, cioè sono dei colori veramente importabilissimi, anche perché si ossidavano, quindi diventavano dei colori completamente diversi da quelli che sono realmente magari nella descrizione. È per questo che la Sindina li riformulò, ma questi, cioè, col cavolo che li regalo, questi me li tengo anche se non me li metto mai, ma non ho colori del genere, quindi questi me li tengo. Questo è un cimelio storico, è una tinta di Yves Saint Laurent, è un rosso se non sbaglio, una tinta che era di mia mamma che io ho sempre odiato perché più che tinta mi sembra una sorta di gloss perché non è molto coprente, però questo non me la sento di darlo via, quindi questo me lo tengo lì come cimelio storico costoso. E qua abbiamo 14.000 Lip Lingerie e ora voglio ridere perché non ne vorrò buttare via nemmeno mezza. Ok, partiamo con la prima che mi è capitata in mano ed era la numero 17 Seduction. Questa era bellissima, era veramente stupenda, ma qui devo fare una selezione perché sono veramente, ma veramente vecchie. Questi sono i colori e sono bellissimi. Devo andare a buttare questo qua che era il numero 06, che è Push Up. Perché ha cambiato proprio consistenza e odore, quindi Push Up purtroppo se ne va. Ho deciso di tenere le prime due che ho swatchato, quindi la 17 Seduction e la 24 Cabaret Show. Le altre, a parte Push Up che ho dovuto buttare via, le vado tutte a regalare. Ora passiamo a questo che in realtà sarà molto semplice perché questi sono quasi tutti i rossetti che utilizzo e che quindi non ho intenzione di andare a buttare via, però vabbè, magari cambio idea nel corso del video. Allora, qui abbiamo un gloss di Yves Rocher nella tonalità 06 che mi è stato regalato dall'azienda che io non uso perché è un rosa shocking, però mi può tornare comodo per truccare qualche amica, quindi questo lo tengo. Sì, mi sa che tengo tutto di questa roba. Poi ho un rossetto della Corf rosso, il 303, che questo è uno dei rossi più belli, nonostante abbia la punta un po' spatasciata, uno dei rossi più belli che abbia mai avuto dopo il Ruby Woo, che però si è fregata mia madre. Quindi magari tanti rossetti che avete visto nei vari haul su questo canale non li vedete qua, non è perché li ho buttati via, ma me li smezzo con mamma, quindi alcuni li tiene lei. Poi un altro Corf, questo è il 103. E questo è un nude bellissimo. Sono molto cremosini, però sono gli unici rossetti cremosi, a parte quelli di Yves Rocher, che vi faccio vedere, che mi piacciono e quindi li tengo. Questo è un esempio, è il Rouge Vertige numero 36 dei satinati. E questo me l'avete visto sia in un video che su Instagram. È un marroncino veramente stupendo. E ce n'è un altro, il numero 42, che però questo è un pochino più sul rosa. Questo è molto più acceso, ma è bellissimo anche lui. Un mini gloss sempre regalo dell'azienda, questo è il numero 03, anche questo non lo uso quasi mai perché è un colore abbastanza pescato, però appunto lo tengo perché mi può fare comodissimo. Questo qua è l'unico di MAC che ho di questa linea e mi dispiace perché ne vorrei avere altri e presto li acquisterò. Mulling Spice ed è un rosso boh. Parliamone perché questo rosso è meraviglioso e non mi abbandona. Questo pensate se lo compro a mamma,
poi non l'ha tipo mai usata e quindi l'ho preso io. E questi sono due rossetti MAC che uso un po' meno rispetto agli altri che dopo vedrete. Qui abbiamo Bunny Beans, che questo avete visto in un haul gigantesco di make-up, capite perché lo uso un po' meno spesso, però è stupendo, è veramente stupendissimo. E qui abbiamo Differ Danger, che questo è più portabile, però diciamo che quando voglio un colore scuro vado a cercare una tinta labbra, quindi purtroppo questo a volte lo snobbo, però niente. Quindi di questi qua, come vi avevo detto, non se ne va manco mezzo. Ora, questa, come la chiamo io, è la scatola del delirio. Allora, partiamo da questa, che è una palettina di Wycon della linea Makeup Artist di Rossetti, che non utilizzo quasi mai perché mi trovo meglio a portare, non riesco nemmeno ad aprirlo, ok, a portare diverse tipologie e tonalità di rossetti che a usare questa palettina qua, quindi questa sicuramente troverà un'altra mamma. Poi queste qua sono tutte confezioni dei rossetti MAC miei e di mamma per un eventuale back to MAC, che non so quando accadrà perché non li finiremo mai. Qui ci sono i miei unici tre Mulac che si sono salvati negli anni, ovvero abbiamo Cherie, Waffle e Scrooge. Ve li faccio vedere, questo è Scrooge. Vedete, sono in condizioni un po' tristine, però non riesco a buttarli via perché mi piacciono tantissimo. E questo qua è Scrooge, quindi anche se non li metto praticamente quasi mai, a parte Waffle, che è rimasto forse l'unico che continuo ad utilizzare, non mi interessa, io questi non me ne libererò mai. E anzi, ho intenzione, siccome poi l'ho finito, di ricomprarmi, come si chiamava? Rudolph. Quindi mi farò un Mulac e mi ricomprerò Rudolph, perché è un unico rossetto che ho finito. Un altro rossetto di Yves Rocher, questo è il 156 Matte. È bellissimo e non se ne va mai. Poi ho due tinte della mia make up, un rosa nude e un rosso, quindi anche queste non se ne vanno e rimangono mie. Poi cosa abbiamo? Rossetti Avon, dovrei liberarmene perché sono veramente vecchi. Ne ho solo due? Credo di averne di più. Comunque, questo è Berry Blast, che è tipo un color vino rosso, e questo lo do via. Questo è Instant Mocha, che è un rosino molto scimmerino, quindi ciao. E eccolo l'altro, questo che non darò mai via, è Buttered Room. Questo ve l'ho nominato per anni sul canale e non c'è versi. Quando troverò un colore del genere, forse lo darò via. Poi un MAC che non metto praticamente mai è il Viva Glam di Ariana Grande, questo color morte praticamente, però che devo fare? Me l'ho comprato, lo tengo. Questo rossetto della New York Color che mi ha regalato mia nonna, ovviamente è abbastanza triste come rossetto, però è un regalo della nonna e quindi non si butta via. Smashbox ne ho due, questo qua è Infrared Matte, che è un rosso, anche se io un po' di rossi uso le tinte, però guardate questo rosso com'è bello. Questo è meraviglioso. Questo, ma nemmeno se mi pagate, non so, milioni, ve lo do via. Ah, è rimasto un Mulac, questo è Candy Cane. Perché l'ho tenuto in questi anni? Ah, sì, perché è questo viola super riflessato con le pagliuzze un po' brillantinate. Boh, vabbè. Magari potrà tornarmi utile in futuro. E abbiamo un altro Yves Rocher Matte 157. Questo è un colore decisamente più scuro. Tengo anche lui. Poi che cosa abbiamo? Uno, due di Wet n Wild. Sono Cinnamon Spice e Sherry Bomb, che sono due dupe di due rossetti di MAC. Non li ho più usati, quindi questi li regalo. Un balsamo labbra dell'Alchemilla al cappuccino, quindi non c'entra niente. Altro rossetto di Avon, Marvelous Mocha, altro colore nude, basta, sono sommersa dai nude, addio.
Flormal, questo lo tengo solo perché non ho un rossetto arancione, ma è di un brutto micidiale. Lo comprai per truccare una mamma che si sposava la figlia. Insomma, un rossetto orribile. Io odio i rossetti arancioni, però niente, magari può servirmi. Il mio unico rossetto Dior 008. Questo nude particolarissimo, che non fanno più, quindi questo è scaduto, ma è l'unico Dior che mi sono comprata da sola, quindi certo non lo vado a buttare. Wycon, cosa abbiamo? Matte Sublime. No, basta, cioè sono sommersa dai nude. Io questo, anche questo lo regalo, basta. Non voglio più vedere un nude in questa cosa. Poi abbiamo uno Youngblood Vixen. Ah, questo è bello. Questo è un altro rosso bello bello intenso, quindi anche lui rimane con noi. Sto levando poca roba. Poi questo, se non sbaglio, dovrebbe essere il Collistar Clinique. Un altro rosso. Vabbè, questo magari se mi impegno posso finirlo. Uno dei miei primissimi rossetti di Yves Rocher. Questo è un nude, ma questo è un ricordo affettivo di quando ho cominciato a lavorarci. Quindi questo non lo darò via mai. Un mini rossetto di Yves Saint Laurent fucsia. Lo tengo per collezionismo perché è mignon. Wycon di una limited edition. Rosa nude. Ciao. Il mio unico rossetto di Chanel. Questo è il 117 Magnolia. È un ros- Ve lo faccio vedere perché è diventato tipo grigio. Comunque era un rosino perlato, lo adoravo tantissimo, ma è scaduto, ma collezionismo non lo butto via. Un balsamo labbra a forma di pan di zenzero. Matte 19 Deborah, ah, Maribordon, questi nude rosa, niente, ciao anche lui. Due Mulac a sorpresa. Abbiamo Punch. Eccolo, lo sapevo che c'era nascosto. Questo è proprio un classico arancione e mi sa che a questo punto tengo lui e do via quello di Flormal perché è mille volte meglio Mulac. E poi abbiamo Golden Age, che è questo colore particolarissimo, che è un nude un po' pescato. Cioè, vedete com'è bello. Quindi questo non se ne va da nessuna parte. Allora, infine, passiamo a questa, che è la cassettiera che tengo costantemente, la cassettiera, sì, diciamo cassettierina, via, che tengo sempre sulla Makeup Collection perché ci sono tutti i rossetti che utilizzo di più. Però, siccome tanto ve li, insomma, devo dare un'occhiata per capire se li uso veramente o meno, ve li faccio vedere già che ci sono. Questa che vedete qua è la pochette con tutte le cose che ho raccolto da dare via dopo la sfoglieremo insieme. Però direi di partire prima di tutto da questa. Allora, non è suddivisa per brand come avrei voluto, ma appena andrò da Primark ne prenderò un'altra perché mi serve. E mi sono accorta guardandola che nel primo cassetto manca questo rossetto di MAC, che è Mer, che è uno dei nude che più preferisco usare ed è veramente bellissimissimo. Quindi questo già lo mettiamo da parte. Poi, primo cassettino, facciamo così che è meglio. Allora, c'è un mini MAC che è Whirl, questo l'ho preso ai Gilli per provarlo. È un marrone molto molto freddo, mi piace tantissimo. Ora che arriva l'autunno sicuramente tornerò ad usarlo. E poi abbiamo Persistence, che questa era di mamma, ma abbiamo fatto uno scambio. Gli ho dato il Ruby Woo e lei mi ha dato questo. Sì, ho scambiato un rosso per un nude, ma Mer e Persistence sono i miei nude preferiti in assoluto, infatti non so se si vede. Poi questo l'ho comprato da poco, l'avete visto su Instagram, è un Lumi Matte Creamy Lipstick di Wycon nella tonalità 323, purtroppo non mi ricordo il nome, però è la 323 e sono questi rossetti liquidi a lunga durata che però rimangono lucidi e mi piace un sacco, mi devo un po' abituare al finish. Però non è malvagio, mi piacciono. Poi ho il primo di una lunga serie che voglio comprare, dell'Ultra Matte Liquid Lipstick Le Chocolat di L'Oréal Paris. Il mio è l'862 e questo è il colore che, come ho nelle foto di Instagram o nelle stories, tutte mi scrivete qual è. È lui.
L'unico inimitabile, lui. Poi, l'unico, anche lui di una lunga serie, spero, dei rossetti di Fenty Beauty. Questo è il numero Freckle Fiesta. Comunque, anche questo è un colore aranciato meraviglioso. Cioè, tra i due non so qual è che mi piace di più. Sono bellissimi, questo è super resistente, super confortevole, quindi ne comprerò sicuramente un altro. E poi qui abbiamo tutti i miei Sephora, non ve li sfoccio tutti perché sennò ci stiamo 8 anni, però vi dico i numerini. Vabbè, questo non penso serve il numero, però nel caso ve lo dico. È il 26 ed vabbè, è il nero. Questo è lo 01 e fu il primissimo rosso che incominciai ad usare i primi anni che mi truccavo. Poi abbiamo il 17 che è un rosso un pochino più mattonato, 13, famosissimo 13 di Sephora, lo 06, il 24 e il 14. E poi da qualche parte in qualche borsa c'è anche il 72. Qua sotto abbiamo un po' un fritto misto. In che senso? Abbiamo questa tinta di Smashbox che se avete visto il video, cosa c'è nel mio beauty da viaggio che vi ho registrato ad agosto, l'avete già vista. È la numero... Non c'è il numero, beh, comunque è un tipo viola orchidea che non ho mai usato, però mia mamma mi ha rifilato perché lei non lo sopporta sulle labbra. La mia unica tinta di Kat Von D, questa è Lolita 2. Ed è veramente bellissima. Peccato che durino da Natale a Santo Stefano sulle labbra perché i colori sono fenomenali. Però come vedete ne ho una sola perché non mi sento di spenderci 20 euro per poi mettermi un rossetto che dopo un'ora non ho più. Magari è un problema delle mie labbra, però a maggior ragione non ci spendo soldi, anche se questo colore lo indosso molto molto spesso. Poi abbiamo Closer di Nabla, che anche questo è un rosa nude. Capite perché ho voluto eliminare tutti quei nude prima? Perché ne ho fin troppi. Rossetto di Kat Von D, questo è Cathedral. Molto particolare, molto, perché è un nude, non nude come me lo definì una commessa alla Sephora, è veramente bello, tipo un nude malva. Boh, è stupendo. Anche questo lo utilizzo molto poco perché ha una formula che sulle labbra non mi fa impazzire, però ha un packaging da paura. Poi cominciamo con Nabla, abbiamo Rumors, che è il classico rosso, Ritual, che è un marroncino tendente al grigio. Questo che è stato il mio primo colore, del quale ho fatto anche il primo post su Instagram riguardante Nabla, questo è Broadway, era delle collezioni natalizie, eccolo qua, veramente bellissimo, ma proprio bello bello. Questo acquisto recente, se non sbaglio è Baudelaire, sì. Che mi sembra fosse della collezione primaverile, credo. Comunque è un colore pazzesco. Anche questo quando me lo metto in tantissime, sia voi che in giro, mi chiedono che rossetto abbia indosso. Abbiamo Status Single, che se non sbaglio faceva parte di un set, del set di San Valentino. Questo è un colore, beh, pazzesco. Non servono definizioni. Poi abbiamo Alter Ego, che questo è abbastanza recente come acquisto, ed è un rosso fragola fucsia, non so come definirlo, sono tutti bellissimi i colori di Nabla. E questo invece è il mio unico gloss di Nabla, che però voglio comprarmene altri, ed era di quelli natalizi, lo Shine Theory Lip Gloss nella colorazione Crazy Diamond. Questo l'ho ricevuto per Natale e... Servono parole? No, perché secondo me non servono. È bellissimo, cioè è veramente uno dei gloss più luminosi che abbia mai visto. Allora, facendo un resoconto, le cose che ho ottenuto sono tante, ma le cose che devo dare via, cioè, sono altrettante. Voi non potete capire quanto io sia fiera di questa cosa perché pensavo di levare tipo solo tre rossetti. In realtà questa pochette pesa un sacco e quelli che ho ottenuto sono loro, la cassettiera che avete visto prima, e poi questo che ora mi divertirò a sistemare i rossetti perché voi non avete idea di in quali condizioni li tenevo. Comunque, questi sono tutti quelli che ho ottenuto. Che vabbè, sì, sono tanti, però diciamo che c'è anche un misto di gloss, eccetera, eccetera. E quindi ora mi divertirò a sistemarli anche perché voglio farvi la makeup collection. Anzi, lasciatemi un pollice in su se volete vedere la makeup collection. Che attendete probabilmente da quando vi ho fatto vedere che ho comprato da Alex.
quindi niente, vi ringrazio per aver visto quest'ultimo episodio del Decluttering e spero che mi basti per poter sistemare la makeup collection. E niente, vi mando un immenso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!